Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video riguardante la rasatura tradizionale. Oggi ragazzi, rasatura tradizionale inglese, quasi totalmente inglese, oddio, sì, diciamo quasi totalmente inglese. Intanto ci mettiamo un attimino il pennellino Dating Jacket in Best Badger a mollo, così facciamo scaldare un po' le setole e poi ci mettiamo un po' di prebarba oggi, quindi abbandoniamo la sauna facciale per questa volta, usiamo un prebarba normale, utilizziamo una Noxzema e dopodiché andiamo a parlare del prodotto che ho scelto per questo video, che ho trovato in un supermercato andando a fare la spesa con Stefania. Allora, un po' di Noxzema perché come prebarba sappiamo che è uno dei migliori, almeno ragazzi, Noxzema effettivamente e tra i migliori. Innanzitutto ragazzi, come state? Come va? Come sta procedendo questo periodo di quasi blocco, no? Perché siete divisi in regioni, vedo in Italia, qui da noi in Inghilterra la situazione non è che sia migliore, i locali chiudono tutti presto, effettivamente nei mezzi pubblici è un problema. Ragazzi, non si sta capendo niente ragazzi, che brutto periodo, non vediamo l'ora che finisca. No, tra un po' di Noxzema nel naso. Allora, il prodotto di oggi è immancabile, ragazzi, i baffi bianchi, c'è poco da fa. Non riesco mai a farlo assorbire sui baffi. Allora, facciamo lavorare la Noxzema e nel frattempo noi andiamo a montare la lametta nel rasoio e andiamo ad illustrare il prodotto. Innanzitutto, visto che è una rasatura inglese, ho pensato, utilizziamo un pennello di Dating Jacket, ma così oggi utilizziamo anche il rasoio di Dating Jacket. Non mi ricordo, ma è un po' che non lo utilizzavamo e in tanti mi state scrivendo che state acquistando il vostro primo rasoio. Allora, la maggior parte delle persone mi dicono, anzi mi chiedono, Wilkinson Classic oppure il King Camp Gillette, perché il King Camp Gillette effettivamente in Italia si inizia a trovare a dei prezzi molto interessanti. Addirittura mi state raccontando di averlo trovato tipo nelle catene abbastanza famose come può essere Acqua e Sapone, intorno ai 15 euro con il pacchetto di lamette. Beh ragazzi, come pacchetto starter iniziale è veramente ottimo, è un prezzo del genere, cioè ve lo straconsiglio il King Camp Gillette a quel prezzo. Però il mio primo amore è stato le Dating Jacket, e quindi per quanto io reputi il King Camp Gillette alla pari, devo essere sincero perché mi piace veramente tanto, le Dating Jacket è stato comunque il mio primo rasoio arrivato qui in Inghilterra, il mio primo rasoio di è arrivato qui in Inghilterra, e manico corto, e io ne sono comunque innamorato. Allora oggi ci andiamo ad utilizzare che cosa? Le Gillette Silver Blue all'interno. Lamette che non avevo mai provato. Le Gillette Silver Blue non le avevo mai provate. Allora io accenderei anche la seconda camera in modo tale che vi mostro il montaggio della lametta, perché magari c'è qualcuno di voi che sta guardando i video per la prima volta. Andiamo a svitare il rasoio. Ecco qui, svitiamo il manico, svitiamo la guardia, cioè svitiamo, togliamo la guardia, togliamo la testa. La lametta ragazzi, se siete alle prime armi, se state guardando i video per la prima volta, attenzione quando la scartate. In questo caso abbiamo il doppio involucro, vedete? C'è quello esterno e in più un altro di protezione interno dove ci sono anche dei puntini di cera per tenerlo su. Prendetela, afferratela sempre dai bordi corti, attenzione perché i bordi lunghi sono ultra taglienti. L'andate ad adagiare, anzi mettiamola con la scritta dritta, l'andate ad adagiare, eccola qui sulla copri testa, diciamo sulla testa del rasoio. Guardate che figa la lametta Gillette, ok? Questa è una stainless, non è una ricoperta silver blu. Poi ci mettiamo la guardia di sicurezza e poi eccola qui il manico, ci andiamo ad avvitare il manico, diamo una stretta non troppo esagerata ragazzi, non stringete troppo perché non serve, e andiamo a vedere la nostra Gillette Silver Blue come si presenta, vedete sul le Dating Jacket, ve lo faccio vedere anche qui, ok? Questa è la lametta Silver Blue montata sulle Dating Jacket. Il rasoio e la lametta sono pronti, che cosa andiamo ad utilizzare oggi? Vediamo la Noxzema che non ci serve più, andiamo ad utilizzare un prodotto, vi dicevo, totalmente inglese. Facile la reperibilità, si trova facilmente sui mercati, si trova facilmente su Amazon ed è un prodotto un po', dai, perché no, interessante, anche perché contiene che cosa? L'Elemi e il ginseng. Stiamo parlando di questo, ragazzi, chi di voi l'avesse già visto, è Hawkins e Brainball. Ecco qua, Hawkins e Brainball.
una crema morbida da rasatura ed un dopo balsamo, dopo barba in balsamo. Allora, ragazzi, il dopo barba dovrebbe essere un tubettino, eccolo qua, vedete? Possiamo anche vedere. East London, ok? Questo è un prodotto veramente inglese. Dicevo facile e reperibile, si trova nei supermercati con 8 sterline, cioè insomma una decina di euro, comprate il kit, cioè in offerta si trova tranquillamente, altrimenti il prezzo normale è tipo 15 euro, 16 euro, insomma tutto. E vi dicevo all'interno, ve lo faccio vedere, c'è Elemi, vedete? C'è l'Elemi. L'Elemi è una pianta, da quello che stavo leggendo, che ha delle proprietà fantastiche, è una pianta originaria delle Filippine. All'interno la sua resina è ricca di oli essenziali. A che cosa serve? Perché cosa è utilizzata in cosmetica? L'Elemi è utilizzata per cicatrizzare principalmente, ha delle proprietà quindi emollienti, cicatrizzanti, diciamo tra virgolette curative per quanto riguarda la pelle. E quindi sono curioso di provare, non l'avevo mai vista in una crema da rasatura questo Elemi e potrebbe essere adattissimo per esempio per chi ha le pelli sensibili, quindi lo andremo a provare oggi. Vi dicevo, una crema, la faccio vedere qui in camera, morbida, il barattolo è in alluminio, una crema morbida che si può andare a prelevare, molto morbida ragazzi, veramente morbida, che si può andare a prelevare direttamente, quindi con le punte del pennello o con un cucchiaino. C'è qualcuno che lo fa col dito, l'ho fatto anch'io in passato col dito, mi piace stricciarmi il dito con la crema e poi metterla magari direttamente nel ciuffo del pennello di un ciotola. Per esempio, nel nostro caso oggi avete visto, io ho preparato la ciotolina in legno, la Hemlock, eccola qui, e vorrei andare a fare un premontaggio in ciotola per vedere, ma più che altro per sentire il profumo, visto che è una crema che non avevamo mai utilizzato. E quindi dai, io direi che possiamo iniziare, andiamo a idratare nuovamente, risciacquare un attimo il viso, dopodiché passiamo al montaggio. Ok, fatto, ragazzi. Allora, come vi dicevo, oggi voglio andare a prelevare con le punte del pennello, quindi andiamo ad asciugare per bene, e andiamo a prelevare con le punte del pennello direttamente il sapone, in questo modo qua. L'ho visto fare in una barberia e mi è piaciuto effettivamente questo metodo. Vedete, andiamo a puntellare in questo modo. Vedete la crema senza acqua, ragazzi, quindi leggermente, e in questo modo vedete andiamo a posizionare il sapone sulle punte del pennello. La crema rimane abbastanza asciutta, diciamo, comunque la lasciamo un po' aperta per farla finire di terminare di asciugare. A quel punto possiamo bagnare il ciuffo del pennello con un po' di acqua come sempre a pioggia e andare a effettuare il montaggio in viso, ma per questa volta, magari lo facciamo la prossima volta, per questa volta voglio utilizzare la ciotola, quindi ci andiamo a mettere un po' di acqua, ci andiamo a mettere un po' di acqua calda, sempre a pioggia nella ciotola, in questo modo qua, perché secondo me è vero che è morbida, ma vedete che un po' di acqua la richiederà, e ce la andiamo un po' a montare in questo modo. Faccio vedere qui in camera. Andiamo a fare un premontaggio, ragazzi, eh? Allora, il profumo è buonissimo, veramente buono, 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 molto, molto green, ragazzi, molto verde come profumazione. Si sente il ginseng, si sente tanto, e poi si sente questo, effettivamente, questo profumo di quest'erba molto diversa, particolare, più forte dell'aloe. Molto intenso e ripeto molto molto particolare. Quello che volevo fare era solamente un premontaggio, come vi dicevo, solo per, cioè non mettere anche un po' di acqua, solo per scoprire il profumo. Adesso passiamo subito in viso. Faccio vedere intanto come procede il montaggio. Ok, io direi che possiamo a questo punto iniziare a portarla in viso, a spalmarla sul viso, a stenderla, ecco, diciamo stenderla sul viso, e il resto ce lo teniamo invece per la seconda insaponata. Mamma, ragazzi, che profumo particolare! Non è dei profumi da salone da barba classico, eh? Molto diverso. Sembra quasi tra un bagnoschiuma ed un sapone per il viso.
Ma di sicuro non è proprio una profumazione che ho mai associato ad un sapone da barba, guardate, una profumazione veramente particolare. Ci mettiamo un altro po' di acqua. Non so quanta acqua vuole, ragazzi. Voglio un sacco di acqua. Ok, poi continuiamo il nostro montaggio. Ci siamo, io direi che possiamo iniziare anche con la nostra rasatura, la sottolinea la teniamo da parte, prendiamo il rasoio Leading Jacket D89 con le Gillette Silver Blue montate all'interno. Effettuiamo la nostra prima passata, tengo come sempre un angolo abbastanza aperto anche per capire un po' come si comporteranno queste lamette. Allora, ragazzi, le lamette tagliano e tagliano bene. La scorrevolezza è ottima, è spettacolare. Quindi per adesso. Ma allora, ragazzi, la profumazione continua a salire, è veramente buona. Buonissimo, eh? Scorre, scorre che è una bellezza. Ragazzi, scorre che una bellezza, le lame sono fantastiche, veramente buone, 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 state sentendo? Sì? Non grattano, non strappano. Passate e sta andando tutto liscio come l'olio, veramente buono. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se avete mai provato o le Gillette Silver Blue, come in questo caso, o le creme inglesi, queste di Hawkins e Brimble. Wow, ragazzi, fantastico! Che rasatura spettacolare, molto piacevole. Molto piacevole. Delle nuove lamette che mi piacciono. Ho scoperto delle nuove lamette che mi piacciono. Avete visto? Molto easy, molto semplice. Il risciacquo, ragazzi, il risciacquo. Guardate. Risciacquo fantastico, con questa crema e con queste lamette. Non si è intasato il rasoio. Veramente tutto ottimo. Ci risciacquiamo e poi passiamo alla seconda insaponata. Ok, ci siamo. Passiamo adesso alla seconda insaponata. Io cerco di catturare più sapone possibile tra quello che è rimasto in ciotola. Vedete, ragazzi, abbastanza, ci abbiamo solo sporcato le punte del pennello. Guardate qui quanta crema che è rimasta. Ho voglia a farci la rasatura. Che abbiamo quasi fatto, direi che la protezione che ha offerto questo Hawkins & Brimble, questo sapone, che vi consiglio già da adesso di provare, ragazzi, io spero di trovare il link su Amazon, famoso in Italia, perché sinceramente provatelo, provatelo, io non l'avevo mai utilizzato, qui in UK è tanto usato, l'Hawkins & Brimble è uno dei saponi non base, cioè quindi non siamo a livelli di Proraso che lo trovate in tutti i supermercati, ma lo trovate nei supermercati, diciamo, quelli un po' più buoni. Ok? Quindi è visto come un po' un sapone di quelli premium, nonostante sia della grande distribuzione, però è visto come un sapone premium.
Ok, allora. Quindi proseguiamo, adesso ci facciamo un traverso. Buono ragazzi, ma la profumazione, quella che rimane, non è intensa, che dà fastidio, non svanisce però col tempo, la continuo a sentire. Buona, veramente, incredibile. Ma poi la scorrevolezza. Grazie, le mette sono eccezionali, eh. Hanno portato via di tutto praticamente. Promosse, promosso tutto, promosso il sapone, promosse veramente. A questo punto confido che il dopo barba sia anch'esso ottimo, eh. Allora, controlliamo se ci sono zone, ma ragazzi, assolutamente no. Nessuna zona dove ripassare, eh. Perfetto, that's it. Quindi risciacquiamo il rasoio. Ci andiamo a sciacquare il viso con l'acqua fredda per poi andare a passare una pietrina di allumi di rocca come al solito. Ci vediamo fra un attimo. Ed ecco qui. Oh, acqua fresca passata. Ragazzi, ci credereste se vi dicessi che continuo a sentire il profumo di questo Hawkins & Rainbow, di questa aloe, cos'era? No, ginseng, Elemi e ginseng, veramente ottimo. Che buon profumo che ha lasciato. Sembra di stare quasi da, non so, in un fioraio. Non... Buono, tanto. La pietrina di allume, vediamo un po'. Non brucia per niente, zero. Quindi vuol dire che la rasatura è stata sì, profonda, profonda, ragazzi, perché veramente è stata perfetta, ma si vede che queste proprietà dell'Elemi, queste proprietà, come dicevamo, cicatrizzanti, insomma, lenitive, hanno fatto in modo da non irritare la pelle, perché è un antirritante, no? Quindi ottimo, veramente. Il balsamo, adesso andiamo a vedere come è fatto il balsamo finché si asciuga l'allume, quei 20 secondi, 30 secondi, ragazzi, l'allume io lo consiglio sempre, eh. Mi raccomando, è una cosa che dovete utilizzare, specie se siete alle prime armi all'inizio. Poi dopo, una volta acquisita la mega tecnica, non ci sarà più bisogno, ma all'inizio utilizzatelo. Allora, balsamo, sempre le mie ginseng, è tutta la stessa linea, eccolo qui, ragazzi, il tubettino. Vediamo un po', vabbè, applicare sulla faccia gentilmente massaggiando dopo la rasatura. Non ci sono indicazioni particolari, solo, ci dice solamente che sono ingredienti naturali, eccolo qui, per pelli sensibili. Quindi ecco confermato che questo Elemi Ginseng, effettivamente, o questa crema da rasatura nello specifico, è creata per pelli sensibili. Un balsamo, vediamo se si sente l'odore anche qui. Sembra meno forte, eh? Sembra meno forte rispetto alla crema, sembra, ecco, un classico balsamo aftershave. Vedremo adesso, una volta steso, quali saranno le prime impressioni. Veramente stavolta sono curioso, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ha mai provato Hawkins & Rainbow oppure ha mai provato le Gillette Silver Blue, e ditemi se anche voi avete avuto le mie stesse impressioni, cioè che queste lamette siano fantastiche, hanno rasato, hanno portato via i peli, hanno falciato i peli come un coltello caldo su un panetto di burro, veramente fantastico. Allora, risciacquiamo il prebarba, risciacquiamo il prebarba, risciacquiamo ragazzi, risciacquiamo l'allume ed andiamo a
poi stendere l'aftershave. Ok, la pelle, ragazzi, al momento mi sembra un po' secchetta rispetto alle altre volte. Magari ho utilizzato un po' troppo allume, non lo so, però adesso ci andiamo a mettere subito questo balsamo, che dalla consistenza, adesso che ho aperto il tubetto, assomiglia tanto a quello di Edwin Jagger, di Balsam Aftershave, ci assomiglia veramente tanto. Allora ve lo faccio vedere qui in camera la consistenza, ecco qui, vedete? Assomiglia molto a quello di Edwin Jagger, vedete? Noi adesso ce lo andiamo a stendere per bene, anche perché voglio provare, sono curioso di sentire il profumo. No, ragazzi, il profumo è quello di un balsamo dolciastro, il profumo è dolciastro, non richiama tantissimo il sapone, ma fammi vedere, ma qui c'è anche scritto Elemi Ginseng, sì, c'è scritto Elemi Ginseng, ma la profumazione è diversa. Un balsamo, vedete, abbastanza oleoso come tipo di balsamo, vedete? Adesso steso in viso, sembra quasi un gel più che una crema per la pelle. Vediamo quanto tempo ci metterà ad assorbirsi. Però è sicuramente ultra protettivo, eh. Ragazzi, come sempre, nel frattempo, vi ricordo di lasciare un like se questo video dovesse esservi piaciuto. Come sempre, i nostri fantastici video sulla statura tradizionale. Se contro il mio canale dovessero piacervi, ricordatevi anche, mettiamo qui, di iscrivervi e di attivare la notifica della campanella per non perdere poi l'uscita quindi dei prossimi video. Scrivetemi nei commenti come vi è sembrato dall'esterno questo Hawkins & Brimble, l'aftershave. Secondo me è super protettivo, buonissimo, perché la pelle adesso la sento molto molto morbida, ma è un po' arduo da far assorbire. Adesso ci mettiamo con due mani, che forse è meglio. Ecco qui. Ragazzi, per il Black Friday saremo online in live, ci facciamo una bella live, andiamo a vedere le migliori offerte che ci faranno i produttori, andremo a seguire i maggiori siti di vendita, sia Amazon sia altri produttori. Ecco, vedete, adesso con due mani è un attimino meglio. Andremo a seguire, vi dicevo, tutti i vari siti dei maggiori produttori alla ricerca delle migliori offerte. Nel frattempo io vi consiglio di non perdere i prossimi video in uscita, perché tratteremo dei nuovi modelli di monopattini che ci sono arrivati. E per gli appassionati di videogames, soprattutto, ricordate di seguirmi sempre su Twitch, perché lì andremo a fare e che facciamo quasi quotidianamente le live. Ci saranno novità anche per quanto riguarda i videogiochi. Quindi, intanto abbiamo fatto assorbire per bene questo aftershave di Hawkins & Brimble, che ha lasciato la pelle morbidissima e vedete, perfetta, una rasatura veramente perfetta questa di oggi con Hawkins & Brimble. La profumazione è sempre dolciastra, la profumazione non ha richiamato il sapone, mi è piaciuta di più la profumazione del sapone, però è sicuramente una crema da rasatura che mi sento di consigliare. Anzi, ragazzi, veramente, se avete l'opportunità, provatela il prima possibile, perché è ottima, 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 fidatevi, veramente ottima. Con questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata, buon proseguimento di settimana e vi mando un mega abbraccio. Ciao a tutti!